Ciao amici Value Investor, dopo l'ultima trimestrale appena rilasciata da Netflix, le azioni Netflix stanno crollando a picco e questa è la seconda volta che succede perché anche nella trimestrale precedente le azioni crollarono di un 25-30% appena dopo la dichiarazione dei risultati della trimestrale. In pratica il prezzo di Netflix si è decimato dai massimi del 2021, che erano di $700 d'azione, adesso siamo arrivati intorno ai 250. Quindi in questo video cercheremo di capire se a questi prezzi Netflix può essere un buon affare. Allora, perché è crollata così violentemente Netflix dopo i risultati dell'ultima trimestrale? Perché per la prima volta in 10 anni Netflix ha visto il numero dei suoi abbonati diminuire. In particolare nell'ultimo trimestre ha fatto registrare meno 200.000 abbonati. E questo di certo non ha fatto piacere agli investitori, visto che Netflix viene valutata come un'azione growth. Quindi dopo questo crollo incredibile, Netflix è un buon affare a questi prezzi? Allora, secondo me, e ripeto, parlo per me, no. Netflix è sicuramente una buona azienda perché se andiamo a vedere come le vendite sono cresciute negli ultimi 10 anni, è veramente cresciuta a un tasso incredibile. È un'azienda che offre dei servizi, dei contenuti di altissima qualità. Probabilmente Netflix ha le migliori produzioni rispetto ai competitors e opera in un settore che comunque è visto in crescita nei prossimi anni. Però Netflix ha un problema importante, secondo me, che è lo stesso che mi ha impedito di investirci quando è crollata nella trimestrale precedente e che ho fatto anche un video dove ho spiegato perché non avrei investito in Netflix, ed è la sua difficoltà nel fare profitti. Nel senso che se andiamo a vedere a livello contabile, a livello di utile netto, questi profitti ci sono, ma sono profitti sulla carta. A livello di denaro, di cash flow, di profitti reali, questi non ci sono. Infatti se andiamo a vedere il free cash flow negli ultimi anni, ha sempre fatto fatica ad essere positivo. E come potete vedere, la mancanza di free cash flow positivi ha costretto l'azienda ad indebitarsi nel corso degli anni. Infatti l'indebitamento sta aumentando sempre di più. E l'ultima trimestrale ci ha fatto vedere che la concorrenza sta diventando sempre più spietata. Infatti Netflix sta perdendo abbonati a favore anche della concorrenza. Quindi se già prima Netflix era costretta a bruciare ogni anno miliardi per la realizzazione di nuove produzioni, con la concorrenza che si fa sempre più spietata, sarà costretta ad aumentare ancora di più questi investimenti. E il vantaggio competitivo di Netflix, il suo moat, non credo sia sostenibile, non credo che sia durevole, perché per renderlo sostenibile Netflix deve spendere ogni anno sempre più soldi in produzioni e più la concorrenza si fa spietata, più soldi deve spendere, e non è detto che ogni anno Netflix indovini il prossimo Squid Game. Inoltre l'azienda ha annunciato che in futuro inserirà un piano più economico di abbonamento dove sono previste delle pubblicità. E questo secondo me innanzitutto renderà Netflix più simile alla concorrenza, quindi Netflix si distinguerà sempre di meno e il suo moat diventerà ancora più debole. Inoltre questa mossa mi fa capire chiaramente che il management, che ha sempre detto di non voler inserire pubblicità nei suoi servizi, vede il futuro non molto roseo. La concorrenza è sempre più spietata, come detto. Pensate che Netflix in pochi anni dal lancio è riuscito a rubare una marea di clienti a Netflix, e la stessa cosa stanno facendo anche tutti gli altri concorrenti che negli ultimi anni si sono lanciati in questo settore. Quindi è probabile che questo aumento del numero di abbonati faremo fatica a vederlo. E un altro problema di Netflix è che alcuni di questi asset, alcune di queste produzioni che crea come i film, sono asset di breve termine, nel senso che sono come dei fuochi di paglia che fanno un grosso fuoco all'inizio, però dura molto poco. A differenza di produzioni come ad esempio quelle di Disney, che crea dei veri e propri asset di lungo termine, dei veri e propri brand che può utilizzare come vacche da mungere per anni, se non per decenni, utilizzando questi film per creare poi delle serie televisive, del merchandising, degli eventi, dei parchi a tema,
dei videogame e così via. E questo lo capiamo da questa ricerca che ci fa vedere la percentuale di film che hanno mantenuto un interesse importante nel pubblico per più di 5 mesi dal lancio. Per Disney è quasi del 50%, per Netflix è prossima allo zero. Ma questo prezzo così basso giustifica tutto questo? E ancora, secondo me, la risposta è no, perché ci sono delle aziende, vedi, Meta, che comunque hanno delle prospettive di crescita simili a Netflix e non superiori, hanno un moat sicuramente più forte e comunque viaggiano a dei multipli più bassi, quindi non vedo perché non prendere Meta piuttosto che Netflix. Ragazzi, però questa qua è solo la mia opinione. Infatti ci sono dei super investor come Bill Ackman, che io stimo tanto, che nella trimestrale precedente, quando c'è stato il crollo precedente di Netflix, ha investito pesantemente in Netflix. Quindi probabilmente Ackman ha visto qualcosa in Netflix che io non riesco a vedere e che molti investitori non riescono a vedere. Quindi fate le vostre analisi, fate le vostre considerazioni e scrivete nei commenti se secondo voi Netflix a questi prezzi vale un investimento. Un bel like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.